Ciao spezie bellissime, ciao Pischelli. Se vi iscrivete a un corso di masturbazione, le cose più importanti che imparerete saranno relative al saper simulare le emozioni e quindi chiaramente le emozioni che sono delle emozioni. Capito? Queste espressioni possono essere base, come per esempio la gioia o la gioia. Immaginate per esempio la scena di un film romantico. Ho la fica nel culo che mi bolle dentro. Ho la fica nel culo, basta, basta, basta. Il nostro protagonista, zero carisma, riesce finalmente a portare a cena fuori la dolce ragazza di cui è innamorato. I più feroci vanno a cazzi. I più feroci vanno a cazzi. E così sono lì, seduti in questo ristorante molto carino, pronti a ordinare. Dunque, io prendo della carbonara con doppia carbonara, una bistecca di bisonte sul chilo e delle patate. Se me le fa fritte due volte, la prima volta nell'olio e la seconda nell'olio. E tu invece cosa prendi? Voglio un cazzo enorme con una cappella larghissima. Mi scrive Samuele Albertoni: ma la tua ragazza è tipo l'amica di Fabio Z? Magari Samuele, magari no, in realtà è molto peggio. Avete presente un'idra, quella a 9 teste? Tipo così, però a 9 teste, quindi è anche più complesso. Ma chi è? La situazione è molto seria. Lucia, I love you. Lucia, Lucia, I love you. Sicurezza. I love you, Lucia! Ciao amici, questa settimana grazie a YouTube ho scoperto un gioco per il telefonino Clash Royale, Royale, chi lo sa? Alla fine di questo video, che è un po' una guida introduttiva, farò uno sbustamento epico! Clash Royale è un giochino che potete scaricare. È un gioco di botte! In cui avete tre castelli e tre castelli e li mandate a prendere a botte! I castelli e gli omini dell'avversario. Gli omini sono simpa. Guarda che se parli di videogiochi devi metterti i videogiochi. Ah già. Gli omini sono simpa. I miei preferiti sono questo con il berretto di ferro, lo sguardo piacione, i baffetti da porno attore anni 70 che credo si chiami Johnny 30 cm. Lui invece si chiama Timmy, è fissato con la forma fisica e sempre a dieta. Qui sembra proprio dire Penny! Penny! Ci sono anche delle donne, tipo questa che, se non sbaglio, si chiama signorina Rottermeier. È un'insegnante di educazione tecnica alle medie sempre incazzata. Come hobby, durante il weekend, prende la sua spada e va a dare le botte ai nemici e ai castelli avversari. È assolutamente una delle mie preferite, insieme a Mastrolindo Verde e al Kogan con la scodella in testa. Un'altra situazione tipica in cui essere costretti a utilizzare l'espressione della risata imbarazzata è quella quando si avvicina un amico con il cellulare in mano, che già è una cosa pessima in sé, e dice ciao squinze bellissime, ciao Pischelli, questo video io non lo volevo fare, però chi ti conosce? Nel 2014 il professor Stephen del MIT di Boston ha elaborato col suo gruppo di ricerca un test scientificamente correttissimo dai risultati per stabilire se siete dei bimbo minchia oppure dei bimbo minchia. Che cazzata! Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. Iscrivetevi al canale e ciao!